on the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere. Beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. Avete già guardato le opere, quindi ci si spiega meglio, no? Con qualcosa che in qualche modo è già stato osservato, forse non in tutti i particolari, perché ogni quadro ha delle espressioni, delle nuance, delle sfumature, delle ambientazioni, l'una diversa dall'altra, sebbene qui si parli di mare, di vele e di amici del mare. Perché infatti, come diceva il gallerista che mi ha proposto di ripetere la mostra qui a giugno, parlerò degli amici del mare, che sono degli amici dei velisti, che sono i delfini, le tartarughe marine. Perché amici dei velisti? Perché sono purtroppo creature che quando capitano sotto uno di questi bolidi, motoscafi, spesso finiscono a fette sotto il mare. E quindi è più facile vederli magari giocare o saltare in acqua quando passi con la barca a vela e vedi questi gruppi, no? Di animali bellissimi, intelligenti e di compagnia, come dico io. Per ora c'è un accenno, ho portato alcune cose sui delfini, però fondamentalmente sono tutti temi marini. Partiamo un attimino dalla novità, che dall'anno scorso non è una novità perché ho già fatto più mostre e ho iniziato l'anno scorso a giugno, di questa pittura su vela che è da Acron e altri materiali. Sono vele vissute che mi sono state regalate in quanto sarebbero andate alla discarica perché non più utilizzabili o utilizzate, perché si rinnova tutto e quindi tutto compie il proprio ciclo e purtroppo va a finire in disfattura, viene eliminato, viene distrutto. E di qui nasce un pochino anche la mia idea di recuperare del materiale che in qualche modo ha accompagnato la vita dell'imbarcazione, ma anche la vita di chi ha guidato l'imbarcazione, di chi si è divertito con l'imbarcazione, ha avuto avventure non sempre piacevoli, perché a volte le avventure possono essere anche rischiose, ma comunque la vela ti porta sempre a casa. E la vela è anche un simbolo di libertà, come il vento e come tutto quello che riguarda un po' l'ambiente marino. Quindi mi colpì un paio d'anni fa questo discorso delle vele che vengono gettate e mi misi a recuperare quello che vedevo, insomma non serviva più. All'inizio è stato un esperimento che non è riuscito del tutto positivo, perché la vela è un materiale in parte sintetico e che quindi deve essere trattato in un certo modo per poterci pitturare a olio sopra o con altri materiali, come vedete, perché c'è anche l'inserimento di altri materiali. Pertanto l'anno scorso, quando ho fatto questa mostra, ho dovuto trovare un po' delle combinazioni chimiche per poter fare un aggrappante e quindi dipingerci sopra. Quando ho fatto la prima mostra, lo scorso anno, venne un imprenditore di Empoli e, parlando più di meno, mi dette un consiglio, mi disse di fare il brevetto di questa cosa perché non c'era in giro. E quindi ho fatto il brevetto, quindi questo è il risultato di un lavoro di sperimentazione per ora ben riuscita e che sembra non ci sia in giro. Di lì poi ho cominciato a evolvermi, perché insomma io sono un tipo un po' irrequieto anche in pittura e difficilmente mi fermo a una cosa, no? Quindi mi piace anche sperimentare altre cose
infatti ho il progetto che non vi dico però, ma c'è anche in questo settore, anche con la vela, anche con questo materiale apparentemente ostico, c'è una possibilità di sperimentazione che secondo me può dare dei risultati ottimi, forse anche superiori a quelli della tela normale. I temi che affronto qui sono, come vi dicevo, tutti i temi di mare e sono anche molti sono anche ricordi, sono foto che mi faccio per conto mio, poi elaboro. Queste per esempio sono le bitte di un albero, di un'imbarcazione accanto alla mia che mi ha dato spunto per tanti quadri, come per esempio questo winch qua che è molto particolare, queste bussole, questa qua e questo timone molto particolare, c'è un altro dietro che ho ripetuto in una versione un po' diversa, per esempio questo passacavi in bronzo. Ecco, la caratteristica di questa imbarcazione olandese dei primi del Novecento è quello di avere tante parti in bronzo, la famosa barca di Hugo, che è meravigliosa, è una barca olandese di quelle tipo vichingo, no? Con la prua molto alta, perché chiaramente dovevano solcare l'oceano e quindi onde piuttosto grandi, e quindi la prua fatta in un certo modo. È molto affascinante, una barca d'epoca che Ugo ha rifatto completamente per conto suo. Poi altre sono colpi d'occhio, foto che ho scattato, da cui ho preso dei particolari. Questo per esempio la scorsa estate a Lacona, in una meravigliosa serata di luna piena, eravamo fermi lì perché il motorino avviamento non partiva più, nonostante l'avessimo smontato io e un nostro amico che era in crociera con noi, e poi insomma alla fine sono rimartellate, è riandata a moto e siamo riusciti a riparare in un porticciolo e poi portarla a riparare a Livorno, perché effettivamente era un grosso problema, che si stava per levare una mareggiata forte e quindi non si poteva stare a Lacona, che è aperta a venti di meridione, e che quindi insomma. E un'altra foto sempre di quella sera, meravigliosa, di luna piena, è lì all'ingresso con un salvagente, e dove si vedono due barche alla fonda con le luci, qua si vede la costa illuminata, e insomma sono ricordi anche che mi piace mettere su tela. Vabbè, quindi niente, ora riscrivervi uno per uno va addormenterei, e poi insomma sarebbe anche un po' disdicevole anche per me, insomma, i quadri poi alla fine non è che si spiegano. Uno li guarda, ha delle sensazioni, in linea di massima dà un'idea di quello che è, ma poi è anche la fantasia di chi le vede, che elabora, che quindi fa sua un po' anche l'idea, eccetera. Quindi io la chiudo qui, non voglio essere noiosa. Se c'è qualche domanda che mi volete fare, sono qui nei paraggi. Vado fuori a prendere una boccata d'aria e mi bevo un frizzantino. Lui registra nel frattempo. Allora, un applauso a voi che con questa meravigliosa giornata estiva siete venuti a It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. My heart will lead me there soon. We'll meet, I know we'll meet beyond the shore. We'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea. And never again I'll go sailing. Somewhere
beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing.